PAC, il nuovo canale di Fulvio Abate. Alessandro Bosirivici. L'esordio su PAC. L'esordio su PAC, ma soprattutto c'è, sono emozionato. C'è qualcuno che dice cioè, è molto bello seguire Alessandro Bosirivici. Di solito affrontiamo argomenti cioè, di... Abbiamo un solo fan. No, abbiamo argomenti di grande spessore culturale. Però tipo... tu mi individui col cinema, il cinema... Allora, mi fai fare sempre la decisione, mentre io ho una cultura... E poi una cultura più ampia. Ma di cosa vuoi parlare? Architettura? Di De Rossi. Parla di De Rossi. No, De Rossi... Ma non ho letto il tuo articolo. Ma lascia perdere il mio articolo. Il mio articolo è che l'eccezionalità dell'addio, come quando Charlot si allontana di schiena, quindi diciamo prescinde l'eccezionalità degli ultimi istanti. Ma lui lo volevano, allora, lo volevano già vendere. Dillo, tu sei romanista. Io sono romanista. Ecco, tu sei romanista. Romanista. No, potresti essere anche della Juventus. Che no, della Juventus. Vabbè, no. Comunque, De Rossi, vai su De Rossi. De Rossi è, cioè, gli hanno dato un bel servito. Come sai, c'è il tifoso romanista, ogni tanto lo dice, ma sai, la Juventus sono molto più bravi perché abbandonano i calciatori senza, con quel cinismo alla stile Agnelli, e noi abbiamo un po' quell'invidia, poi quando succede invece no, insomma è un problema. Non sei molto chiaro. Allora, se la Juventus cosa la fa? Juventus dice, ha abbandonato Del Piero e ti dice è come Berlusconi che manda mai un buongiorno in pensione, perché non gli risponde al telefono, e con quell'addio cinico. Perché? Quando lo facciamo noi allora non va più bene. De Rossi ha fatto tutta una carriera, è stato un uomo super, super fortunato, non vedo qual è la... No, mi sta cadendo la bottiglia. Vabbè, allora De Rossi l'hai esaurito. Sì, allora, anche male. Affronta brevemente un tema cinematografico. Di chi vorresti parlare? Robert Bresson, è troppo. No, di Pietro Gelli. Di Pietro Gelli. Che ce l'abbiamo qua dietro come... In che senso? Con il maledetto imbroglio girato qui, che non è via Merulana ma è Piazza Farnese. Un palazzo questo qua che questo, tu questo, intravedi. Questo. E che vuoi dire di Pietro Germi? Pensa a un Pietro Germi di adesso come potrebbe raccontare questa nuova società italiana... Perché lui andava proprio nelle intercapedini, no? Dei vizi è e stato delle... molte cose, Pietro Germi. Tanto. Il ferroviere. Sì, quello poi è la parte un po' più retorica. È un la po' parte più... del neorealismo, tardo. Beh, ma Sedotta abbandonata è un capolavoro. Cosa dice Saro Urzin, Sedotta abbandonata? Autista o di Ponte o di De Laurentiis. Vincitore della Palma d'Oro a Cannes. Saro Urzì ha vinto la Palma d'Oro a Cannes come miglior attore mascolenne prima di Marcello Fonte, e sono due attori non attori. Allora, quando il papà, cioè lui, sì, interpreta lui il padre che poi muore, a Scalone che morirà infartuato, esattamente. Dopo che la figlia è stata inseguita, che tutto il popolo... La fuitina. Il popolo, diciamo, del paese che sciacca, le urla, bottana. Cosa, lui rientrando in casa, cosa urla a chi lo sta insultando, inseguendo soprattutto la figlia? No, sai che retrogradi, calabresi. Lo ricordavi questo? No, non me lo ricordavo. No, mi ricordavo la sorella che non capisce il complotto e Saro Urzì e la madre si guardano e dicono: che sei scema proprio completamente. Mettiti a destra, perché deve stare. No, non a tu. Destra, No, a destra dicono: mettiti a per destra. Per il rapimento. Ah, sì, perché? No, quella. Perché fanno il rapimento un po' sbagliato, un po' maldestro. Quella, sì. Quella buttano per terra e quella piange, perché sperano di trovare un pezzo di... d'amore. E poi diciamo un'altra cosa invece, diciamo di quel bianco e nero. Quello è il bianco e nero della fotografia. No, però è un bianco e nero secco, nitido, netto. Quanto... Ti fa sentire i profumi della Sicilia quel bianco e nero. La luce più che bella luce.
quando c'è il treno che va a trovare il cugino. Sì. Il cugino. Ma quello è un capolavoro. Perché tutti dicono divorzio in italiano, ma sei tutta abbandonata. Ma stai scherzando? Va bene, niente, abbiamo. Vuoi aggiungere qualcos'altro su questo? Ma abbiamo detto un sacco di cose. E c'è, c'è anche un Lando. E c'è anche Lando Schiaffi. Ma Lando Butacca c'è in tutte e due, poi lo fa con Tigna, lui lo trattava. Per dargli la parte lo fece soffrire tanto. Ed è bravo. E poi. Poi c'è Lipoldo Trieste sdentato? Sì, il barone. Il barone. Che alla fine lancia. E Lando e Leopoldo Trieste stanno sia in tutte e due. Madonnata e matrimonio italiano. Divorzio all'italiano. Va bene. Alessandro Busirivici. Pietro Germi. Io parlo di Germi. Di architettore non vuoi parlare. Di Luis Kahn non vuoi parlare. No, è di Pacchio vorrei parlare. Vabbè, abbiamo già detto.